turisti che vi apprestate a partire per il Kenya e che magari è la prima volta che vi approcciate con questo meraviglioso paese africano. Oppure che non è la prima volta, ma l'ultima volta che ci siete stati c'era ancora il visto online da fare, ecco, quindi era prima del 2024. Oppure che ci siete stati anche recentemente e vi siete già dimenticati tutto. Insomma, cari turisti italiani, lo sapete, dal 2024 per entrare in Kenya ci vuole l'ETA. Che cos'è l'ETA? L'ETA non è un gruppo terroristico basco, ve l'ho detto, quindi non c'è da avere paura. ETA è un acronimo che sta per autorizzazione elettronica al viaggio, in inglese ovviamente. Quindi non è più un visto. Il presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, aveva annunciato con grande enfasi politica il Kenya abolirà il visto. Di fatto, in realtà, sarebbe vero, nel senso che non c'è più il visto, c'è l'autorizzazione al viaggio. Di fatto il visto costava 50 euro, l'autorizzazione al viaggio adesso costa 30 euro, ma di fatto anche molti paesi che erano esentati da fare il visto adesso invece lo devono fare, quindi più o meno diciamo che lo Stato non ci va a perdere sicuramente, però ci guadagna almeno il turista. Come ci guadagna? Ci guadagna innanzitutto perché fare l'ETA è più facile, ci sono meno passaggi, è meno complicato, è facilmente traducibile in italiano, c'è un'app sul telefonino da scaricare, appunto andate normalmente su Google Play e digitate ETA Kenya e potete scaricare l'app che terrà tutti i vostri dati la volta successiva. Potete fare quante ETA volete durante l'anno, quindi l'ETA non ha una durata come il visto. Nel momento in cui uscite dal paese l'ETA automaticamente scade e quindi ne dovrete fare un'altra. L'ETA arriva in media entro 72 ore, quindi potete decidere anche all'ultimo minuto di venire in Kenya e fare l'ETA. Non è scienza fissa, perché come sapete in Africa è tutto. Il grande scrittore americano Ernest Hemingway diceva che in Africa una cosa è vera all'alba ed è una menzogna a mezzogiorno. Ecco, erano altri tempi, però c'è sempre qualcosa di vero in questa definizione. Bisogna aspettarsi sempre delle sorprese, ma a regola diciamo che in 72 ore voi avrete il vostro ETA, l'autorizzazione al viaggio, con la quale al check-in dell'aeroporto vi faranno salire sull'aereo per il Kenya. Cosa succede dopo? Dopo succede che all'ingresso aeroportuale o a Nairobi o a Mombasa vi verrà timbrato il permesso di soggiorno da turista, quindi non è più il visto preventivo ma è semplicemente il timbro sul passaporto che vi dirà quanto potrete stare in Kenya. Da questo punto di vista voglio rassicurarvi, non è cambiato nulla, nel senso che si può sempre soggiornare in Kenya per un massimo di 90 giorni e poi estendere questi 90 giorni per altri 90 giorni. Quindi diciamo che complessivamente uno può rimanere in Kenya sempre 6 mesi come avveniva prima. Ci sono invece dei cambiamenti in corso riguardo alle tariffe sulle quali poi concertare questo soggiorno, ovvero fino adesso dopo i 3 mesi gratuitamente, però applicando online su un altro portale molto più complicato, soprattutto molto meno funzionale e funzionante, che è IFNS, il portale dell'immigration. Bisogna fare la richiesta, quindi, per poter estendere di 3 mesi, richiesta che ogni tanto non arriva nei tempi stabiliti. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna recarsi in un ufficio dell'immigrazione e far presente il caso, e lì per insomma velocizzare le cose è capace che ci possa essere un piccolo pagamento. Ecco, questo problema il governo vorrebbe risolverlo facendo pagare direttamente qualcosa, almeno è finita lì, nel senso che stanno per entrare delle nuove tariffe. Se queste tariffe saranno un po' più care per
rinnovare dopo 3 mesi, si parla di $100. Dall'altra parte invece potrebbero permettere ai villeggianti di lungo corso di rimanere anche dopo i 6 mesi con il pagamento di altri $200. Sappiamo che ci sono tante persone che amano stare qui più di 6 mesi, magari durante l'arco della stagione invernale, ma sono costretti magari per farlo a uscire dal paese, tornare in Italia magari anche solo per una settimana, oppure recarsi a Dubai, in Etiopia, spendendo dei soldi. Ecco, questo oppure. E ci sono anche i furbetti che cercano di farsi mettere, e magari ci riescono anche, dei timbri fittizi, rischiando oltretutto di entrare in un giro illegale. E spendono i soldi. Ecco, con questo sistema ovviamente anche la corruzione, da quel punto di vista, che come dico sempre è alimentata soprattutto dal corruttore oltre che dal corrotto, potrebbe sparire definitivamente. Queste sono cose che però vedremo successivamente. Per adesso vi diciamo che l'ETA è un sistema, appunto, di autorizzazione al viaggio sicuro, che ha questi parametri e che non c'entra nulla con il vecchio visto e neanche con il timbro. Quindi l'ETA non ha una validità. La validità viene discussa nel momento in cui entrate in Kenya rispetto al vostro biglietto di ritorno. Poi al momento uno può anche dire che straccerà il suo biglietto di ritorno e vuole rimanere di più, e quindi cercherà di farsi dare un'estensione già portata verso i 3 mesi, se sa già che rimarrà più a lungo, anche se magari per risparmiare dall'Italia ha fatto un biglietto di ritorno a più breve raggio, o addirittura, lo diciamo, ha fatto un biglietto di ritorno fittizio che non esiste, per dimostrare, perché come sapete un turista non può partire per il Kenya se non ha il suo biglietto di ritorno. Questa è la legge del Kenya, le compagnie aeree lo sanno e quindi non vi fanno salire sull'aereo. Per oggi, dall'ETA, che non è nei Paesi Baschi ma è in Kenya, è tutto da Freddy del Curato, dal portale degli italiani in Kenya. Alla prossima lezioncina!